è vero che il volumetto è finito all'interno dell'app e l'app arricchisce di contenuti, però pensando che questo progetto deve essere fruito, almeno la volontà è che sia fruito sia nella scuola che a casa, sia in maniera collettiva che in maniera personale, avere un libretto che è pensato con un linguaggio scritto pensando a dei bambini in quella fascia d'età, quindi partendo dai concetti tecnico-scientifici, ma con un linguaggio che sia alla portata dei bambini di 8, 9 e 10 anni, in cui l'informazione viene veicolata attraverso il disegno, l'infografica, quindi l'unione di fotografia e disegno, e il fumetto, cioè mettendo in bocca dei personaggi alcuni concetti, è fondamentale, secondo me, ricordarsi che per avere una possibilità di utilizzare al meglio e di fare un progetto di educazione ambientale partendo da degli strumenti, la carta vincente è avere tutte e due, il libretto cartaceo e scaricare l'app. Però giustamente chi non ha il libretto cartaceo può downloadarlo dal sito, stamparlo, e quindi c'è la possibilità di averlo lo stesso, oppure leggerlo direttamente all'interno dell'app. Se noi apriamo la prima app, lanciamo il cartone animato. Esatto, la prima cosa che si vede è un corto di una trentina di secondi in cui i nostri due personaggi incominciano a avvicinare all'argomento che viene presentato. Ok, i nostri due personaggi sono Max e Flo e ci danno la possibilità, adesso non parte l'audio ma adesso parte di sicuro. Questi problemi tecnici chiaramente non si sono utilizzando, adesso è perché sta parlando col Mac e quindi, allora. Vediamo. Perfetto. Ok, rilanciamo il cartone così. Il collegamento tra il Mac e... No, niente. Non prende correttamente l'audio nel passaggio, però in sé dovrebbe... Ve lo racconto io, com'è. Il significato è affidare questi due personaggi con cui si vuole creare anche un legame affettivo, perché l'importante secondo noi era creare anche un legame affettivo in modo tale che i bambini fossero in qualche modo di più interessati a seguire in questi quattro appuntamenti i due personaggi Max e Flo, affidare il compito di raccontare in maniera divertente l'argomento che si andrà a sviluppare, le nozioni che verranno in modo divertente affrontate all'interno dell'app. Se noi dopo facciamo l'ultima prova, forse dal bottone. No, niente, non prende tutti i collegamenti, insomma, che ci sono. Saltiamo, skippiamo. Il filmato si può recuperare una volta, oppure si può skippare anche una volta con un sentito. E l'app ci propone tre grossi tastoni. Il leggi, che ci dà la possibilità di visionare il nostro volumetto, quindi di sfogliarlo, se si tappa si ingrandisce, e all'interno del volumento ci sono dei tag speciali che possono essere già attivati attraverso il PDF interattivo. Questi tag sono di tre tipi: il gioca, che porta dei giochi, l'approfondisci, che porta logicamente degli approfondimenti, che hanno due finalità: cercare di dare ulteriori spunti per affrontare il tema, oppure dare alcune piccole perle di curiosità sulle quali è possibile costruire un percorso di educazione ambientale sul tema affrontato un pochino più ampio, piuttosto che il tag scopri, che attiva la realtà aumentata, che forse è l'aspetto più innovativo di questo progetto e di questa app, che guardiamo insieme dopo. Faccio alcuni esempi per capire cos'è un approfondimento. Se voi andate al libretto, vedrete che a pagina 5, se Pietro gentilmente mi segui, si parla ad esempio di agrobiodiversità. Perché? Perché affrontando il tema Expo della sostenibilità ambientale, nella narrazione affidata al libretto,
abbiamo ritenuto opportuno parlare di agrobiodiversità e per cercare di fare degli esempi concreti e spiegare ad un bambino, pensando appunto di rivolgersi ai bambini di 8, 9, 10 anni, che cos'è l'agrobiodiversità e l'importanza che ha, abbiamo deciso di dare degli contenuti extra che sono attivabili direttamente dal libretto cliccando sul tag approfondisci. Allora, se si è sul banco, sul suo proprio device, in classe, perché c'è la possibilità di collegare un tablet o lo smartphone a un videoproiettore oppure a una LIM, c'è la possibilità di avere altri strumenti che ti approfondiscono e quindi di capire cos'è la biodiversità. Oltre a questi, l'approfondimento, la cosa fondamentale è stata individuare alcuni giochi. Perché? Perché siamo partiti dal concetto che fondamentale è riuscire a proporre un modo ludico divertente di imparare. E quindi alcuni concetti sono stati affidati al gioco, sia al gioco pensato come momento di verifica, sia come momento di approfondimento. Quindi, ad esempio, se tappiamo a pagina 4, abbiamo la possibilità di giocare con il fullatore. Il gioco del fullatore, come è stato pensato? Non è facilissimo far capire che per avere una nutrizione sana c'è bisogno di avere una nutrizione in cui sono compresi 5 macro elementi. Un conto è leggere sul libretto che abbiamo bisogno di carboidrati, dove sono presenti i carboidrati, abbiamo bisogno di vitamine, di proteine, di sali minerali, di latticini, e risulta un po' pesante. Un conto è giocarci. Quindi il gioco del fondatore è proprio visto in questa funzione. Il bambino in classe può sfidare gli altri bambini, fare una sfida collettiva, sfidare mamma e papà, cercando di costruire la dieta bilanciata. Quindi ha un fullatore, la possibilità di trascinare all'interno del fullatore 5 principali elementi che trova lì rappresentati, attiva il fullatore e il fullatore ti dice se la dieta è bilanciata oppure non è bilanciata. Quindi io leggo, mi dimentico perché è difficile, provo, gioco, sperimento, mi ricordo, e dopo un po' che si gioca, abbiamo provato con l'assessore Terzi, con Arpa e con Pietro in una scuola di Bergamo con 100 bambini divisi in 4 squadre, alla seconda partita avevano già capito che dovevano buttare dentro qualcosa che rappresentasse gli acidi grassi, tipo l'olio di semi o l'olio d'oliva, qualcosa che dovesse rappresentare le proteine, i carboidrati, le vitamine e in questo modo vitamine e fibre naturali, e in questo modo, se si attivava il fondatore, la dieta era equilibrata. Altro gioco, ad esempio, è legato, lo troviamo, penso, a pagina... Sì, vedere tutti. Possiamo andare anche sui giochi esternamente. Sì, vai sui giochi esternamente, così mi faccio perdere tempo sfogliando le pagine. Trova l'intruso. Oh. Nel libretto si parla di che cosa? Dell'agricoltura e di come l'agricoltura abbia modificato l'ambiente, ma soprattutto di come in realtà, rispetto a quello che era tendenzialmente la capacità di produrre, negli ultimi 300-400 anni si è molto cambiata la situazione. Per cui abbiamo deciso di far giocare con una caccia all'intruso i bambini per cercare di trovare fra i 4 disegni che rappresentano ortaggi oppure frutta, che trovano quotidianamente sulla loro tavola, chi non c'entra niente, e non c'entra niente perché o viene importato dall'estero, okay, oppure era un prodotto che non veniva coltivato normalmente e che magari, ad esempio, dopo la scoperta della mela di Cristoforo Colombo, è stato introdotto e adesso è attualmente coltivato anche nel nostro paese. Tra l'altro, le possibilità sono numerosissime perché c'è un motore che pesca in maniera randomica 4 tra queste immagini e si basa su un database in cui ci sono molte numerose combinazioni. Anche in questo modo l'idea era quella di utilizzare il gioco per farlo imparare e per comunicare, piuttosto che il gioco, proprio ancora il gioco, un attimo, l'ultimo gioco velocissimo, della gira la ruota. In quel tema affrontato era cercare di capire e far capire ai bambini in maniera divertente dove possono trovare i principali nutrienti di cui hanno bisogno. Quindi c'è una specie di ruota della fortuna che gira all'inizio della partita,
seleziona un campo vitamine e a seconda del livello di velocità e di difficoltà noi abbiamo poco tanto tempo per mettere all'interno della ruota quelli sono secondo noi gli alimenti che contengono principalmente vitamine. La cosa divertente è che anche in questo caso ci sono molte combinazioni, più livelli di gioco di difficoltà e che alla fine del gioco ci viene data una restituzione in cui possiamo imparare, in rosso avete quelli che non contenevano vitamine e in verde avete gli elementi nutritivi che contengono vitamine, quindi imparare giocando. L'altra realtà che abbiamo, l'altro strumento principale che abbiamo utilizzato è quello della realtà aumentata, che è un po' l'effetto wow, un po' l'effetto sorprendente. Perché attraverso l'attivazione della videocamera, dello smartphone, del device, del tablet e il tag con scritto scopri, è possibile attivare, ad esempio, su questa. Sì, questo. Una realtà 3D a cui abbiamo affidato due compiti, quello di visualizzare delle informazioni aggiuntive, oppure quello di essere uno strumento di interazione per far passare dei concetti non sempre facili. In questo caso il tema era: ma da che parte del mondo provengono alcuni degli alimenti che ci troviamo sulla nostra tavola? E soprattutto qual è l'impatto in termini ambientali che hanno avuto, che abbiamo causato portando ad esempio l'ananas sulla nostra tavola? Bene, attraverso la realtà aumentata noi possiamo inquadrare il mondo, girarci intorno, tappare su uno di quei prodotti, kiwi, mango, banana, vedere da dove parte, vedere quanta strada fa per raggiungere sulle nostre tavole. Ok, ad esempio, arachidi provengono dall'India, maggior produttore, e per arrivare a noi fanno tot mila chilometri e producono tot tonnellate di CO2. Concetto che può essere difficile da digerire, ma se viene fatto attraverso la realtà aumentata, che è una forma di gioco, probabilmente risulta molto più fruibile e probabilmente ci si ricorda anche di più del contenuto associato alla realtà aumentata. Come ad esempio un'altra realtà aumentata è stata quella che abbiamo sviluppato per far vedere quali sono le principali produzioni che caratterizzano la Lombardia, che in questo caso noi inquadriamo il tag scopri, possiamo girare intorno alla Lombardia, possiamo tappare sul frumento ad esempio e si colorano le zone della Lombardia in cui viene prodotto principalmente il frumento piuttosto che sul pomodoro e sul melone. Anche questo è un modo particolarmente innovativo e coinvolgente per comunicare dei contenuti. Piuttosto che l'ultima che farei vedere è quella relativa alla biodiversità. Uno dei temi che viene trattato nel movimento appunto è come l'agricoltura abbia comunque modificato gli ambienti naturali, quindi legata all'agricoltura e alla necessità di aumentare la produzione, di conseguenza la perdita di ambienti naturali, come esempio abbiamo utilizzato la foresta. In questo gioco della realtà aumentata noi partiamo da un ambiente naturale, un bosco, possiamo modificarlo creando delle case, sostituendo alberi a case, possiamo poi cliccare sul tasto verifica e il tasto verifica ci dice rispetto a una selezione di animali legati agli ambienti forestali che cosa abbiamo perso modificando quell'ambiente. Non solo, se poi noi tappiamo, clicchiamo sull'animale, possiamo avere una microscheda che descrive quali sono le caratteristiche di quell'animale e perché è legato agli ambienti forestali. Poi possiamo tornare indietro, rimodificare l'ambiente, togliere case e rimettere alberi, ricreare un ambiente forestale seminaturale, fare la verifica e vediamo quali sono gli animali che normalmente popolano quel tipo di ambiente e quindi anche in questo caso ognuno di questi animali è in qualche modo investigabile e abbiamo la possibilità di vedere quindi una piccola mappascheda che ci dice chi è quell'animale e perché vive nel ambiente forestale. Lo stesso tipo di attività l'abbiamo fatta per tutti, la stiamo facendo per tutti e quattro i monumenti, anche ad esempio sul monumento del lago, vi farei vedere una realtà aumentata relativa al tema degli stati della materia. Difficile affrontare il tema, almeno la nostra esperienza,
difficile spiegare in maniera non noiosa dei bambini la differenza che passa tra gas e liquidi. Non ce l'hai? Questo non ce l'ho purtroppo, perché è ancora in test e lo stiamo no, perché c'è l'aggiornamento, però possiamo vederlo magari. Vabbè, adesso vediamo, lo scarico rapidamente, se mai. Se no ve lo racconto in maniera molto veloce. Ce l'ho sulla... La 2? Ce l'ho io sulla spalla. Scusate, ma... È scaduto l'aggiornamento. Perché è in fase di aggiornamento, quindi come concetto è la stessa app che abbiamo visto nel primo libretto. In questi giorni stiamo aggiornando. Sì. No, no, non è quello. In lavorazione, ma arriverà. Non mettiamo il fuoco. Il discorso era semplice. L'idea che è venuta allo studio Bozzetto, che è molto carina, era di far vedere come le molecole interessate nella materia si legano fra di loro. Per cui le molecole sono rappresentate da delle piccole sfere, logicamente in 3D, perché si parla di realtà aumentata. Nello stato gassoso c'è la possibilità di entrare proprio nello stato gassoso, di spostare le molecole utilizzando il nostro device. Nello stato liquido si tengono un po' a mano, quindi sono libere di muoversi, ma sono unite, e nello stato solido fanno un blocco unico. E in questo modo il bambino sperimenta che non c'è la possibilità di entrare all'interno dello stato solido utilizzando lo strumento, lo smartphone, il tablet. Questo per simulare un concetto che la nostra esperienza non è così semplice, soprattutto per dei bambini di quarta elementare, più o meno quello del vento. Sì, la cosa poi interessante è che comunque la videocamera non attiva solo i tag della realtà aumentata come abbiamo visto, ma se inquadro anche il tag gioca, mi lancia direttamente lui in automatico al gioco legato al contenuto che sto leggendo sulla pagina, quindi diventa, come dicevo prima, proprio uno strumento attivo su tutti i tag. Ecco, adesso si sta sviluppando appunto la seconda, la terza e la quarta app che sono in lavorazione. Questo qui è un super quiz dove pone una serie di domande proprio sui contenuti che si sono visti dal libretto. In ognuno c'è un super quiz di riepilogo, anche lì c'è un database e le domande girano, sono 10 ma in realtà sono molto di più e quindi si può riutilizzare. In questo modo, secondo noi, si riesce sia a utilizzare in classe sia a fare in modo che l'utilizzo prosegua poi a casa, quindi sia uno strumento fruibile in più contesti. Tutto bene. Va bene, grazie.